Stephen King scriveva "A volte ritornano", vale anche per Piero Galparoli, volto noto della politica e non solo qui a Varese, che torna in consiglio comunale dopo un po' di intervallo, torna con il suo scranno per Forza Italia e torna tra l'altro in un momento particolarmente vivace, anche denso di critica all'amministrazione Galimberti. Cominciamo dalle sensazioni, questo ritorno a Palazzo Estense come lo vive? Ma ci ho pensato un attimo prima di tornare, perché dopo 2 anni di spurgo, posso dirlo, dalla politica, non era nelle mie corde. Si è dimessa Carlotta Calemme, ci ho pensato un attimo e ho detto di sì. Se torno non è per fare la comparsata, ma per essere di pungolo all'amministrazione e dare il mio contributo. Appassionato di politica come conosciamo Galparoli, come mai queste esitazioni? Deluso? No, assolutamente, c'è una nuova generazione che veniva avanti, non solo a livello locale ma a livello nazionale, quindi giusto che ci sia anche un ricambio. Poi è nata questa opportunità e l'ho colta, devo dire. Coglio questa opportunità in un momento diverso rispetto a quando ci siamo conosciuti ai tempi del PDL, della Forza Italia, del Berlusconi all'apice del suo successo. Oggi c'è una Lega praticamente egemone nel centrodestra, Forza Italia un po' ridotta al lumicino e un azzurro berlusconiano convinto come Galparoli. Come si pone? Mi pongo con la memoria storica della Prima Repubblica. C'era un partito che aveva il 10% e che era fondamentale per governare. Senza quel partito non si governava e sarà così anche in questo momento. Forza Italia ha il suo 10-12%, se riesce a mantenere, io credo di sì, questi numeri, credo che potrà essere l'ago della bilancia per il futuro governo di centrodestra, sia a livello locale che a livello nazionale. Amministrazione Galimberti, poco fa abbiamo vissuto l'inaugurazione dei lavori, il parcheggio di via Bixio, servirà l'ospedale del Ponte, il comparto stazioni sperando che nasca al più presto, si pone come un progetto sicuramente utile alla collettività. Galparoli invece che approccio ha nei confronti di Galimberti sulla scorta di questi anni di polemiche per il piano parcheggi, la mobilità e tutto ciò che non l'ha vista protagonista ma che adesso potrà vederlo? Come via Sempione, così come via Nino Bixio, sono iniziati oggi i lavori, credo che siano opere necessarie per la città e ricordo che sono state tutte programmate dal centrodestra, dalla Giunta Fontana. Purtroppo, come spesso capita in politica, i meriti li prendono gli altri, ma la programmazione, i finanziamenti, tutto quant'altro è opera del centrodestra, vorrei ricordarlo. Quindi io su via Nino Bixio sono favorevole, adesso non conosco nello specifico il progetto perché non l'ho visto, ma credo che sia un'opera fondamentale per l'ospedale e per i cittadini. Piero Galparoli è un uomo di? Questa è una domanda un po' così perfida, lo capisco, ma si dice sempre, entra un nuovo consigliere comunale e appartiene a quel leader, quel colonnello, quello stato maggiore, visto che l'esperienza non manca a Piero Galparoli, è un uomo di qualcuno? Come sempre no, se no avrei fatto carriera in politica, magari sarei consigliere regionale o deputato. E sono sempre rimasto uno spirito abbastanza libero, sempre chiaramente nell'alveo del mio partito, ma facevo opposizione quando ero in maggioranza, immagini lei adesso che sono in minoranza, mi troverò a mio agio. Tutti questi anni ha fatto tante cose, tante scelte, Varese l'ha conosciuta sotto 1000 aspetti, editoriali, sportivi, politici, amministrativi, professionali. Di cosa va fiero, di cosa si è pentito? Ma di niente, perché poi la vita ti insegna anche negli errori ad andare avanti, alzare la testa. Mi ha detto quando ho chiuso la provincia, uno dei messaggi più belli che mi è arrivato è stato comunque quello di Rosario Rasizza, che mi dice: non esistono fallimenti ma solo ripartenze. E da lì devo dire che mi ha dato la forza per ripartire, che non è una cosa facile.